Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo di Bologna-Verona, ragazzi. Partita che finisce 1-0, il risultato finale di 1-0, 1-0 che premia il Bologna perché vince 1-0 e secondo me anche meritatamente, perché ha giocato meglio del Verona, questo c'è da dire, però analizziamo la partita. Il primo tempo finisce 0-0, quindi un primo tempo un po' moscetto, però poi il secondo tempo il Bologna attacca, il Verona si difende, il Verona difende il pareggio, difende quel 0-0 e poi difendendo su un'azione del Bologna, assist Arnautovic, gol Svanberg. Svanberg al 78esimo fa veramente un grande gol con un grande assist, c'è da dire con un grande assist di Arnautovic, del nuovo acquisto fatto dal Bologna. Secondo me è un acquisto azzeccatissimo da parte della dirigenza del Bologna, come ha ribadito spesse volte il telecronista, spesse volte il telecronista, che Arnautovic è l'acquisto, il Bologna ha azzeccato l'acquisto, era proprio il giocatore, era la prima punta che gli serviva a questo Bologna, perché l'anno scorso mancava un riferimento lì in avanti con l'infortunio di Santander, che l'anno scorso gli ha permesso di giocare veramente pochissimo, degli spezzoni di gare proprio piccolissime, e poi con un Palacio ormai che si era fatto vecchio, e quindi serviva uno come Arnautovic. È arrivato Arnautovic, prima di che arrivasse Ibrahimovic 2 anni fa al Milan. Infatti Mihajlovic chiedeva proprio alla dirigenza di portare Ibrahimovic al Bologna, perché infatti Arnautovic ed Ibra sono due con caratteristiche uguali, leadership, stesso tipo di gioco. Poi sono sempre del parere che Ibra è più forte, sicuramente è più forte di Arnautovic, però hanno le stesse caratteristiche. Però Ibra e Arnautovic è Arnautovic, sì, hanno le stesse caratteristiche, però Ibra è nettamente, secondo me, superiore ad Arnautovic. Comunque, dopo il gol, poi il Bologna, mancavano 12 minuti poi dalla fine della partita, più minuti di recupero, quindi erano, diciamo, 19-20 minuti che rimanevano da giocare. Il Bologna ha continuato ad attaccare e ha provato anche a fare il secondo gol, però non è entrato. E quindi, secondo me, vittoria meritata da parte del Bologna, sconfitta dall'altra parte, da parte del Verona. Meritata, perché il Verona proprio non ha fatto niente per vincere. Perché poi, se andiamo a vedere le statistiche partita, le statistiche parlano chiaro: tiri totale 15 Bologna, 5 Verona. Quelli che fanno la differenza però sono i tiri in porta, che il Bologna ne fa 3 e il Verona ne fa 0. Se fai 0 tiri in porta, 0 tiri in porta, significa che qualche problema c'è. Il problema del Verona è che non ha una punta di livello, perché non ha un bomber, non ha un vero bomber, non ha un vero bomber. Come dall'altra parte, il Bologna c'è Arnautovic, loro hanno Simeone. Sono due livelli diversi, sono livelli diversi. Che Simeone, dopo la tripletta contro il Napoli, lo portavano in cielo, lì si è scoperto il giocatore, invece poi si è dimostrato comunque, dovunque è andato, una schiappa. E a Verona manca una punta di livello. Manca una punta di livello. Sì, fa solo possesso palla, perché sì, il possesso palla è maggior, è dalla parte del Verona, ma fare solo possesso palla
non ti porta nulla, ti ha portato alla sconfitta. Tu devi anche prima provare qualche tiro in porta. Hai provato sì i tiri totali, però sono andati a finire tutti nelle stele, quindi mai non è, cioè il Bologna non ha mai, il Verona non ha mai sporcato le mani di Skorupski. Di Skorupski e ci godo perché ce l'ho io al Fantacalcio, quindi mi ha preso un bel voto e niente. Comunque, una cosa da sottolineare anche dal Bologna: oltre sì, tutta la squadra ha fatto la prestazione. Svanberg ha segnato, Orsolini una bella prestazione, lo stesso Soliano. Poi Arnautovic è da sottolineare anche la prestazione di Arnautovic. Ma poi di tutti, di tutta la squadra, però uno in particolare, Dominguez. Dominguez che veramente ha fatto una prestazione straordinaria. Dominguez, veramente una prestazione straordinaria. L'ammonizione all'ultimo rovina un po' la sua partita perfetta, però comunque rimane e resta sempre una bella prestazione, una bella partita. Complimenti a Dominguez, complimenti a questo Bologna, il Verona ha da migliorare molto, il Verona ha da migliorare molto, ma oltre a migliorare serve che la società gli prendi a Di Francesco una punta di livello, che in questo momento il Verona non ha un vero bomber, non ha un bomber che ti può garantire quei 10, massimo 15 gol E questo fa sì che poi escono risultati negativi e poi vai a vedere le statistiche e il Verona ha fatto 0 tiri in porta. E a questo manca una prima punta di livello al Verona, perché avere Simeone, Kalinic e Lasagna sono tre giocatori che si può dire che non ti raggiungono nemmeno i 5 gol a stagione. Devono fare proprio una stagione perfetta per fare quei 5 gol, quindi non ha una punta di livello. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. Quando vi arriva la notifica, voi basta che cliccate sopra e via via il video. Iscrivetevi al canale perché poi manca veramente pochissimo, manca veramente pochissimo a 100 iscritti e io voglio arrivare. E niente, lasciate un commento, fatemi sapere un po' se vi è piaciuto il Bologna e fatemi sapere anche questo Verona come lo vedete, se la pensate come me, se la pensate come me, che gli serve una punta di livello. E niente, ciao ragazzi.